Buonasera cari amici di Dopo Cena, benvenuti nuovamente tra i divani rossi della nostra trasmissione serale per parlarvi in versione speciale di un avvenimento, di una revocazione che avverrà questo fine settimana, sabato e domenica qui a Fano. Come vedete io sono stato dotato di uno spadone medievale, accanto a me c'ho una bandiera, quindi insomma intuite bene di che cosa si può trattare. Naturalmente io adesso ripongo lo strumento, lo spadone, allarghiamo la prospettiva e vedete insieme a noi gli amici della Pandolfaccia. Grazie. Presidente e vicepresidente. Allora, naturalmente parleremo di questo, di questa rievocazione storica che è iniziata l'estate scorsa per la prima volta, questa è la seconda edizione, giusto giustissimo, Fabio? Giustissimo. Però insomma se il bel giorno si vede dal mattino, insomma è stata una bella partenza quella dell'anno scorso. È stata una partenza che nemmeno noi ci aspettavamo, c'è stata tantissima gente, quest'anno ce ne aspettiamo ancora di più, perché poi comunque i complimenti e il gradimento delle persone è stato veramente tanto, e quindi è da un anno subito che stiamo lavorando al secondo evento, al secondo Palio delle Contrade. Il Palio delle Contrade, questo è l'evento di cui parliamo, che si terrà a Fano sabato 28 e domenica, e ci teniamo a ribadire che, insomma, insieme agli amici della Pandolfaccia, che questa rievocazione storica ha una matrice appunto storica, perché affonda la sua essenza in un avvenimento, no, realmente accaduto. Fabio, di che cosa si tratta? Non si potrebbe chiamare rievocazione storica se non ci fosse, esatto, il nesso storico che noi andiamo a ricordare. Proprio si innesta e ricorda il pellegrinaggio di Carlo Malatesta al santuario del Ponte Metauro, e quindi questo è l'evento cardine che avvenne nella nostra storia. Più di 10.000 persone vennero a ringraziare la Vergine del Ponte per richiedere che la peste scampasse dalla città di Fano e di Rimini, e scesero a Fano più di 10.000 persone. E sceso in particolare quindi al santuario della Vergine Metauro. Noi su questo abbiamo instaurato e inserito tutto l'evento medievale che andiamo a costruire. All'interno proprio una chicca che presentiamo come novità quest'anno è proprio una mostra curata dalla dottoressa Falcioni dell'Università d'Urbino insieme con noi, che racconta proprio in maniera scientifica il pellegrinaggio del 1399. Quindi ci sarà proprio un angolo culturale che racconterà a tutti i nostri visitatori quello che è stato il pellegrinaggio. E quindi insomma, ecco, questo era giusto sottolinearlo, perché insomma fioriscono in tutta Italia tante manifestazioni, ma il più delle volte non c'è poi un addentellato con la storia, un riferimento specifico. Qui a Fano c'è, quindi è giusto che venga enfatizzato. Poi c'è una compagine così operosa come la Pandolfaccia, che parla proprio di Medioevo, e dopo faremo un po' di storia della Pandolfaccia anche col vicepresidente, che è un po' la memoria storica, giusto, della Pandolfaccia, e quindi insomma è giusto che venga enfatizzato. Allora, l'anno scorso, buona la prima, è stato bello, ci siamo divertiti, tante belle cose, però vi è servito per aggiustare un po' il tiro, no? Quindi quest'anno sono un po' cambiate le cose rispetto all'anno scorso. Che cosa c'è di nuovo? Ci sono tante novità che abbiamo messo in cantiere, sia abbiamo sistemato logicamente tutto quello che ci siamo accorti che non andava, e soprattutto dalle critiche che abbiamo ricevuto dalle persone. Quindi quest'anno addirittura troveremo delle tribune ad accogliere i visitatori per poter vedere i spettacoli, e troveremo una linea alimentare, quindi verranno tutti i nostri amici della Proloco di San Costanzo a cucinare per noi, a farci assaggiare, assaggiare tutte le loro prelibatezze che prepareranno per noi e anche per tutti i visitatori, e la loro polenta, che insomma non è così scontata. Esatto. Quindi, e poi creeremo un piccolo bar dove si potranno degustare le bevande medievali che alcuni ti ho anche portato, quindi, quindi si potrà assaggiare ipocrasso, idromele, sidro, una piccola sciccheria che abbiamo voluto inserire all'interno dell'evento, che non è una cosa che all'interno delle feste medievali si trova molto spesso, e ci è piaciuta l'occasione per poterlo presentare ai fanesi. E oltre a questo si aggiungono tutte quelle che sono nuovi spettacoli, si aggiungono nuove gare, si aggiungono tante novità, si aggiungerà un, viene la parola mercato, ma non è così, ma un
un borgo di antichi mestieri che spiegheranno e faranno didattica all'interno della pineta medievale, che spiegheranno i vari mestieri che venivano svolti nel Medioevo. Ci sarà sempre la possibilità di tirare con l'arco, ci sarà sempre la possibilità di andare a cavallo. Di più per quest'anno non potevamo fare. E poi sicuramente qualcosa mi sto dimenticando. Certo, adesso man mano che andiamo avanti con la trasmissione ti verranno in mente, tu appena c'hai un flash ce lo dici, ah ecco c'è questo, hai capito? No, allora prima di ritornare sull'evento di quest'anno io interpello il vicepresidente che è un po' come dire il più anziano non solo tutti, per i capelli grigi ma perché la Vista nasce, l'ha portata avanti e se la Pandolfaccia è quello che oggi è grazie anche merito alla sua opera, sì. Questo lo possiamo dire, sì. Sì, direi di sì perché è troppo evidente insomma diciamo, sono passati questi 30 anni, sembrano ieri, sembra, perché quando abbiamo iniziato proprio sembrava l'armata Brancaleone proprio. E allora, però, man mano ci siamo, diciamo, modernizzati, siamo anche acculturati, perché certe cose non le sapevamo. Certo. Abbiamo iniziato un po' così, grazie alla Confcommercio che ci ha dato una grossa mano, anzi, avrebbero iniziato proprio loro, Noi abbiamo continuato poi, dopo qualche anno, sai, le cose non vanno sempre bene, siamo andati un po' in crisi e abbiamo, grazie ai ragazzi dell'Unione Sportiva della Parrocchia, per dire l'affiatamento che c'è stato tra il nostro gruppo e questi ragazzi dell'Unione Sportiva. E così sono riuscito a farla vivere e poi sono entrati questi giovani, che io devo ringraziare veramente, che sono molto bravi e hanno delle idee veramente buone e a me è piaciuto tanto. Io ero presidente, ho lasciato questo incarico con piacere perché questi ragazzi sono molto bravi. Mm-hmm. E allora devo dire che sicuramente andando avanti faranno delle cose ancora migliori di quello che abbiamo fatto l'anno scorso e quello che speriamo il Padre Eterno ci dia una mano, perché abbiamo bisogno anche della sua mano per il tempo soprattutto, che sia tempo buono. Quello ce l'auguriamo sempre. E quanti siete adesso in questo momento come gruppo? Ma siamo circa 40-45. Siete un po' fluttuanti perché ogni tanto qualcuno entra, qualcuno esce. Non siamo professionisti, capito? Quello che è libero c'è il sabato, la domenica, sai, molti interventi che facciamo nella provincia e anche fuori, alle volte ci crea difficoltà, perché certo. Siamo andati la settimana scorsa a Cascia. A Cascia è impegnativo perché sono tre ore e passa di viaggio, tre ore andare. Tre ore allora, siamo tornati al mattino alle 4. Però possiamo aggiungere che per i fanesi il posto c'è. Io dico sempre che la Pandolfaccia è della città di Fano, un gruppo storico città di Fano, e non è un gruppo chiuso. Quindi tutti quelli che vogliono fare gli sbandieratori, gli armati, gli sputafuoco, la corte. La corte, Gabriele, in modo particolare. Abbiamo bisogno di persone. Perché il gruppo verte sul lavoro dei nostri soci. Certo. E poi il bello quando uno fa parte di quella, io la chiamo una grande famiglia. Quando uno fa parte di questa famiglia c'è la possibilità di divertirsi, di stare insieme e di scoprire la bellezza del Medioevo fanese. Cosa che molte volte ci scordiamo, ma tanto di Fano ha tanto di medievale. Quello che molte volte passa in secondo ordine, passa scordato. Ma la bellissima Corte Malatestiana, la bellissima rocca che abbiamo, cioè, e penso ai più di 100 codici malatestiani che solo noi li abbiamo e che raccontano la storia e la civiltà che Fano ha portato nel resto d'Italia. Pandolfo Malatesta era signore di Fano, Bergamo e Brescia. E quindi noi nei nostri codici possiamo raccontare la civiltà e molti studiosi che noi non lo sappiamo nemmeno vengono da fuori a leggere e interpretare i nostri codici per capire com'era la civiltà. E noi fanesi molte volte ci dimentichiamo di aver avuto questa storia, che non è una storia di secondo ordine, ma è una storia degna di essere raccontata. Ed è questo per cui io sono presidente da 2 anni, porto avanti la storia che Gabriele e tanti hanno voluto dire con forza alla città di Fano, che Fano ha una storia medievale
e quindi ritorno all'origine, invito tutti i fanesi a venire a far parte del nostro gruppo. La festa è anche l'occasione per venirci vicino e chiederci come si fa per entrare, ecco. E noi vi daremo i nostri numeri e vi accoglieremo tutti, perché tutti il posto qua ce n'è tanto. Quindi duplice scopo, potete visitare un villaggio medievale, vedere le gare d'armi e gli scontri, e poi se vi piace questo mondo, questo ambiente, siete affascinati e volete farne parte, la Pandolfaccia lì che vi aspetta a braccia aperte, quello che è l'attitudine di ognuno di voi poi verrà messa in gioco. Se uno si sente di fare lo sputafuoco, fa lo sputafuoco. Tu sei uno sputafuoco, ecco, quindi insomma è anche bravo, perché insomma ti abbiamo visto in molteplici esibizioni, fai dei numeri c'è chi mi frega, va bene, però io posso dire che arrivi in alto, ti abbiamo visto che arrivi in alto. E quindi potete insomma divertirvi se vi piace questo ambito. Ci sono anche tanti giovani, giusto, Gabriele? Ci sono tanti giovani che fanno parte della Pandolfaccia. Hanno bisogno di esperienza, perché qualcuno ancora è troppo giovane, diciamo, perché l'esperienza conta in tutto, non è solo nella vita, serve. E queste cose naturalmente si devono imparare. Si impara facendo, lavorando, come si dice, no? Certo. E questo qui è una cosa che purtroppo dobbiamo aspettarlo, perché non sono ancora maturi. Bisogna. Poi non facendolo per professione, quindi dedicandogli il tempo che uno, che uno ha. Dobbiamo ringraziare l'impegno che ci mettono, perché due volte alla settimana non è... si allenano, due volte alla settimana. Non è facile. Dopo cena, dopo il lavoro, dopo tutto quello che i nostri impegni quotidiani, che poi ci portano a fare queste cose naturalmente per divertimento, non è che lo si fa. E come diceva anche Fabio prima, secondo me abbiamo bisogno di ampliarlo questo gruppo, perché io sto vedendo che abbiamo delle cose molto interessanti, e, come dico, nell'arco degli anni, no? E questi ragazzi sono evoluti molto, perché naturalmente con tutte le modernità che si aggiornano su Facebook, su tutta la nuova, la nuova generazione, diciamo, utilizzano al meglio lo strumento informatico. Siamo Medioevo 2.0. Anche lì ci vuole, perché poi insomma anche per voi la promozione è importante, perché poi portate Fano e un aspetto di Fano come quello medievale, insomma, in giro per l'Italia, e quindi insomma siete una punta di diamante di Fano in giro, insomma, quindi Fano si conosce anche grazie a voi. Fano, noi ci piace molto, faccio un esempio, siamo andati a Lucca, perché dallo scorso anno il gruppo Sbandieratori è entrato nella Lega Italiana Sbandieratori, e siamo andati a Lucca a presentare il nostro gruppo e l'entrata. Infatti sabato scorso c'è stata una conferenza sulla storia della bandiera, che abbiamo fatto alla Memoteca, con anche un buonissimo successo di presenze. E Fano, era bello vedere quando sfilavi per il corso di Lucca che la gente nel nostro standard leggeva la scritta Fano e ci faceva i complimenti per la città e per esserci, cioè io che ero davanti fianco allo standard stavo volando per la contentezza, perché comunque il portare i tuoi colori e portare la tua Fano fuori dalle mura e ricevere anche complimenti è qualcosa che fa logicamente piacere. Deve far piacere poi a tutti i fanesi, perché logicamente a noi piace dire questo: quello che noi facciamo non lo facciamo per noi, ma proprio perché per la città di Fano. Se penso proprio alla festa, dico, chi ce lo fa fare? No? Nel senso, quando siamo partiti il motivo era anche quello di dire andiamo nelle feste di tutti, non abbiamo la nostra. Vogliamo avere una festa a Fano. E l'anno scorso è andata molto bene, quest'anno sicuramente andrà molto bene. Poi Gabriele non lo sa, perché è un segreto, la pioggia non ci sarà, perché abbiamo coperto tutta la pineta. Abbiamo coperto tutta la pineta. Perché diciamo anche dove, per quei pochi che non lo sanno ci stanno guardando in questo momento anche fuori provincia, perché insomma anche nell'Anconetano noi arriviamo, insomma andiamo fin là, e anche loro, pur essendo ricchi di manifestazioni, anzi tutti coloro che ci guardano dalla provincia di Ancona, se volete venire a vedere una bella festa medievale, venite a Fano sabato e domenica prossimi.
nella Pinetina, no? Nella Pinetina di Ponte Metauro. Di Ponte Metauro. Che è un ambiente bellissimo, che è un ambiente che ci ha visto crescere, che è un ambiente a cui noi, che comunque riporta già di suo quel bellissimo clima medievale che noi andiamo a ricostruire. È una location, adeguata. È una location veramente adeguata e ci permette di aggiungere tutte quelle gare, quegli spettacoli che noi andremo a fare in questi due giorni. Una gara è la gara con l'arco che stiamo vedendo adesso, certo. Gli arcieri di Fano, gli arcieri Vega faranno una gara e non è la, io gli voglio fare i complimenti perché dallo scorso anno non hanno portato la classica gara con l'arco tirando soltanto il paione, ma hanno portato delle macchine speciali, quindi colpire la mela, colpire la ghigliottina, e questo rende tutto molto spettacolare e molto più bello. L'altra parte invece è tutta la parte della corsa all'anello che ci sarà la domenica, che è spettacolare perché vedere comunque 12 cavalieri che si sfidano per colpire un anello sempre più piccolo è qualcosa di veramente spettacolare. Quello che poi dobbiamo aggiungere è che i cavalieri non siamo andati a prenderli a Roma delle stuntmen, ma abbiamo preso i cavalieri di Fano della nostra provincia. E quindi, sono per noi un onore. Tra l'altro, dallo scorso anno questi cavalieri sono entrati a far parte del nostro gruppo storico, quindi una nuova branca del gruppo storico La Pandolfaccia è proprio i cavalieri dell'Ordine della Rosa, così chiamati. Abbiamo sei ragazzi con i cavalli che fanno spettacoli anche all'interno della festa, faranno dei combattimenti a cavallo, quello che è lo spettacolo finale che concluderà tutta la manifestazione. Ecco, i combattimenti a cavallo l'anno scorso non c'erano, perché sono venuti, abbiamo fatto lo speciale, ma mi sa che non c'erano. No, perché sono arrivati, una volta entrati, li abbiamo messi subito al lavoro. Li avete messi subito sotto. E quindi faranno parte dei vostri cortei? I cavalli faranno parte di tutti i cortei, i cavalli poi insieme a tutto il gruppo, quindi tutta la corte, i tamburi, stiamo finendo di preparare lo spettacolo conclusivo che è proprio la battaglia dell'Arzilla, quindi faremo questo spettacolo che racconterà l'entrata dei Malatesta e la conquista dei Malatesta della città di Fano. Ecco, quindi. C'è una grande collaborazione, va detta, ci è stata data anche da Florio del Teatro di Fano, che verrà con noi a collaborare e reciterà una parte importante all'interno di questo spettacolo, che comunque che sarà lo spettacolo che concluderà la manifestazione. E sarà sicuramente qualcosa di inedito e qualcosa che invitiamo tutti a venire a vedere perché è veramente bello. Sembra che tutto quanto si muove la domenica, ma anche il sabato è una bella giornata perché iniziamo il pomeriggio con tutto il campo medievale, con tutti gli allestimenti, con tutti gli antichi mestieri. In più si aggiungono già delle gare che faranno le quattro contrade di Fano, e quindi invitiamo ai fanesi a venire a fare il tifo per le quattro contrade, le famose bandierine di plastica che tutti ci stavamo chiedendo cosa sono. Sono i colori delle quattro contrade di cui Fano è stata divisa, quindi ogni contrada, ogni zona di Fano è stata assegnata un colore. Ci saranno delle persone, già sappiamo che alcuni fanesi, per dire la verità, non ci aspettavamo nemmeno questo numero, tanti hanno chiesto di potersi vestire medievali per poter fare il tifo per la propria contrada, quindi anno per anno stiamo crescendo. Certo. E è chiaro che c'è bisogno del tifo. Lo scorso anno la gara è stata vinta da San Sebastiano, che è la contrada di Bellocchi, Cucurano, Rosciano. Quest'anno il palio si rimette in gioco con un nuovo palio che verrà assegnato alla contrada che si assegnerà il maggior numero di punti, insieme alle contrade degli adulti che faranno il tiro alla fune, altri giochi e così via. Ci sarà anche, inseriamo quest'anno anche come novità, perché quest'anno le novità ci è piaciuto metterle dentro, anche la gara dei fanciulli, quindi ci saranno dei bambini che faranno delle gare, tra l'altro anche qui faranno anche loro una piccola gara al tiro alla fune e faranno anche un nuovo gioco che si chiama la caccia all'anello, che è molto spettacolare. Ve lo anticipo anche se vi tolgo la sorpresa, però vi invito a vederlo perché è molto bello, che è quello di cercare un anello dei cavalieri all'interno di un mucchio di paglia. Quindi sarà bellissimo vedere questi bambini che dovranno cercare questi anelli all'interno di questo pagliaio. Non c'è il lago nel pagliaio, c'è l'anello nel pagliaio. Esatto. Insomma, comunque è bello anche questo aspetto che ci tenete a coinvolgere sia grandi che piccoli, insomma, quindi un evento a misura di famiglia, per cui se volete anche i vostri figli possono essere coinvolti in questa cosa. Quindi è bello avere tutte le fasce d'età. Lo scopo è quello. È quello, giusto. È quello lo scopo. È quello. Anche io dico sempre la Pandolfaccia è una famiglia, perché proprio perché abbiamo dei bambini, quello che mi piace vedere gli armati che portano i bambini, tutte le famiglie che vengono a sfilare, le mogli fanno le nobili. Ognuno fa il suo, e questo è il bello della Pandolfaccia, è il bello di quello che noi vogliamo portare poi nella nostra festa. L'altra cosa che mi stavo dimenticando e che non volevo trascurare è che giovedì questo ci sarà una visita guidata a Fano in centro.
per i monumenti fanesi, organizzato dalla Manuela Palmucci e dalla sua associazione, che farà una bellissima visita guidata nei monumenti malatestiani, quindi, scortati dai nobili della Pandolfaccia e scortato da un gruppo di armigeri. Quindi è l'occasione per poter fare una bella visita guidata e scoprire quanto sia bella la nostra città e quanto sono belli i monumenti malatestiani. E quanto c'è di malatestiano e di medievale a fare. Anche perché molte volte non ci accorgiamo, no? L'altro giorno è venuto un professore di Foligno a fare la conferenza sulla storia della bandiera e lui ci ha fatto i complimenti per la bella città che abbiamo. E per me è stato un onore. Molte volte noi fanesi non ce ne accorgiamo nemmeno. Abbiamo ricevuto i complimenti da questo professore, che poi è un dirigente dell'ente Palio di Foligno. Quindi non è il primo. È uno che può parlare con cognizione di causa, insomma, di rievocazioni e di gruppi di storici, insomma, ne capisce. Ah, lui addirittura fa proprio come professione il direttore artistico degli eventi. E quindi insomma, ha titolo per esprimersi. Però non possiamo dimenticare anche le nostre istituzioni, che una mano ce la danno, però naturalmente vorremmo un qualcosina di più, perché non ci si accontenta mai, diranno, ma però se vogliamo fare una festa che si chiami veramente rievocazione storica nel vero senso della parola, abbiamo bisogno delle istituzioni. Inutile che qui ci giriamo attorno, come il carnevale, perché ci può essere qualcosa anche per noi. Certo. Non voglio essere polemico. Ma è giusto, diciamo, perorare la causa, è giusta. È bene che lo sappiano tutti queste cose. Hanno partecipato l'anno scorso il sindaco e parteciperanno anche. Ci saranno anche quest'anno. Sono stati entusiasti di questo evento. E lo so. E penso che con l'andare del tempo dovremo migliorarci e secondo me entrare anche in città a fare questo evento che coinvolga la città stessa. Tutta la città, non solo la Rocca. Non solo la Rocca. Gabriele esprime un sogno che noi abbiamo, ma per il futuro è quello di allargare l'evento, che possa diventare già l'idea di quest'anno, che è iniziata sabato con la conferenza sulla storia della bandiera, giovedì la visita guidata, sabato e domenica in Pineta Ponte Metauro, può diventare per il futuro una settimana medievale da presentare alla città come un evento ancora più strutturato. Quello che mi piace dire è che già il nostro evento, per quanto può sembrare piccolo, può sembrare decentrato, è già un evento molto grande. Penso che altri comuni fanno delle manifestazioni molto più piccole e le sparano molto in maniera molto, sembra chissà che cosa c'hanno, diciamolo così. Certo. No, io insomma, noi siamo stati presenti l'anno scorso, abbiamo dato ampia documentazione di quello che è, e devo dire che come prima esperienza è stata una bella esperienza, perché sembravano pronti via come se l'avessero fatta da sempre, e quindi non posso che pensare che quest'anno, fatto tesoro di quello che è stato l'evento dell'anno scorso, già quest'anno voi siete belli, insomma, consci e convinti che avete per le mani una bella cosa che se gestita bene può fare bene a voi, a noi, a tutti. Può essere qualcosa di veramente bello per la città di Fano. Ecco. Partiamo con l'inaugurazione vera e propria, quando però? Con l'inaugurazione vera e propria sabato pomeriggio alle ore 16, dove verrà inaugurato il villaggio medievale e verrà inaugurata anche la mostra sul pellegrinaggio che citavo prima. Quindi verranno aperte le porte di questa mostra, vi invitiamo a vederla perché è veramente qualcosa di bello, è veramente qualcosa di culturalmente non pesante ma bello. La dottoressa Falcioni dell'Università di Urbino ci ha dato un preziosissimo contributo scrivendo tutti i testi che si potranno leggere all'interno della mostra. Sono due giorni, io dico così, sono due giorni uno diverso dall'altro, sono due giorni tutti e due da vivere. L'occasione è bella, un bel weekend da poter condividere insieme. È un bel weekend in cui noi ci spenderemo sopra ogni forza per far divertire le persone e l'occasione, approfittiamo di questa occasione proprio per invitare tutti a vedere e soprattutto a fare il tifo per la propria contrada. Quello importante, il tifo. Perché sennò non sarebbe il palio delle contrade. Giustamente, insomma, anche perché dopo partono tutti gli sfottò, insomma, eccetera. Va bene, senti, invece domenica il corteo storico, quello dove c'è praticamente l'ingresso, no?
Sabato ci sarà il corteo che partirà proprio da più lontano dai carri del Carnevale, scenderà fino al santuario, ci sarà la Santa Messa presieduta dal Cardinale Sgreccia, la benedizione del Palio e l'inizio dei giochi. Okay. Tutto il villaggio medievale. Anche domenica però farete un altro corteo. Quindi. Certo, l'inizio dei giochi, il programma prevede la domenica poi la gara degli arcieri, subito dopo la gara della Corsa dell'Anello dei nostri cavalieri, altre gare delle contrade, la premiazione della contrada, non dimenticavo una cosa importantissima, ci sarà l'estrazione della lotteria della Proloco di Fano, che collabora con noi, che dobbiamo comunque ringraziare perché comunque ci dà un sostegno, comunque sembra che è sottovalutato, dobbiamo ringraziare perché il sostegno che ci dà è molto prezioso. E quindi l'estrazione della lotteria che i biglietti sono stati venduti in tutti gli eventi estivi della Proloco verrà estratta all'interno di questo evento. E poi ci sarà la premiazione del Palio e lo spettacolo conclusivo che concluderà tutto l'evento, che è qualcosa che vi invito nuovamente a vedere. Quindi fino a tarda sera ci sarà, accenderete i fuochi di sera. Tra le critiche dello scorso anno era che avevamo finito troppo presto, quest'anno, finiremo troppo tardi. No. Però insomma la sera, la pineta con i fuochi, insomma è un ambiente bello quello, no? È un ambiente bellissimo, è un ambiente che è stato riqualificato un po' di anni fa, dobbiamo ringraziare il comitato Madonna, dobbiamo ringraziare Gabriele e tutti gli altri signori che con lui tagliano l'erba periodicamente, la tengono curata, c'è una passione e un amore per quel luogo che noi possiamo solo rispettare. Noi con questo evento lo doniamo ai fanesi, cioè diciamo venite a vivere con noi in questo luogo che qualche volta è dimenticato. È un po' lasciato, non lasciato a se stesso perché c'è l'opera di manutenzione degli amanti di questo luogo, ma un po' tenuto fuori dai circuiti, invece grazie alla vostra rievocazione viene anche spesso visitato per la prima volta. Io l'anno scorso ho incontrato, girando lì, insomma, mentre noi parliamo, le immagini che vedete scorrere alle nostre spalle che la regia ci manda sono giustamente quelle dell'anno scorso e come vedete l'ambiente è veramente bello, penso che una location più azzeccata di questa non ci possa essere. Anche altri rievocatori che vengono alla festa ci hanno fatto i complimenti. Quello vuol dire molto. E quando qualcuno che, come noi, quando noi facciamo i complimenti a qualcuno che organizza la festa vuol dire che è vero. Perché anche, faccio un esempio, anche quest'anno verranno con noi quelli di Sasso Corvaro, verranno con noi quelli che abbiamo visto nelle immagini che sparano con i cannoni, verrà il corpo di guardia di Gradara che fanno anche un bellissimo anche loro ci saranno. Sì, faranno con noi lo spettacolo finale, questa bellissima battaglia che concluderà l'evento. Loro ci hanno fatto i complimenti e ricevere i complimenti dal corpo di guardia di Gradara che hanno la sedia del castello, che è una manifestazione bellissima, è un'altra cosa che noi ne andiamo certo, onorati. Certo, va bene. Una dimenticanza, so se l'hai detta. Cioè, l'evento culturale della nostra, cioè il pellegrinaggio, si svolgono, è tutto nei locali della parrocchia. Sì. Ecco. Noi nell'ambito parrocchiale proprio. Sì, poi nel senso che la mostra e tutti gli ambienti culturali sono collocati all'interno dei locali parrocchiali. Poi si vedranno perché c'è una bella bandierina che lo identifica. Quindi e poi i visitatori avranno l'opportunità. Anche per l'occasione invitiamo anche a visitare la parrocchia che è stata comunque risistemata, è stata tutto il santuario che per noi è casa, il santuario. Perché comunque va ricordato che insieme a Gabriele il gruppo storico nasce proprio alla parrocchia di Ponte Metauro, perché 30 anni fa quando venne il Papa Fano, il comitato Madonna Ponte disse come facciamo a ricordare i fanesi della venuta del Papa, il parroco ricordò il pellegrinaggio e da lì nacque il gruppo storico la Pandolfaccia da Pandolfo. Per chi non l'avesse capito Pandolfaccia perché l'idea era la compagnia di Ventura al soldo di Pandolfo III Malatesta. Bene, allora voi siete presenti anche su Facebook, come abbiamo detto prima, insomma, quindi, però se uno vuole consultare il programma di queste due giorni, insomma, a parte qui, insomma, li può contattare su Facebook. C'è proprio su Facebook, un giro. Un bellissimo gruppo, Palio delle Contrade, che è facilmente trovato. L'avete fatto proprio il gruppo, perfetto. Che addirittura a memoria, nel senso che non è un nuovo gruppo, ma è un gruppo che continua dallo scorso anno. Quindi uno può vedere anche tutto quello che abbiamo fatto. Va bene, allora, cari amici di Dopocena, spero che insomma il vostro interesse sia stato solleticato dalle mie parole e da quelle dei componenti della Pandolfaccia per vivere questa insomma due giorni tutta dedicata al periodo malatestiano
al Medioevo e a tutte le giostre e i giochi che si facevano all'epoca. Motivi ne avete, tanti spunti, sia per grandi che per piccini, quindi insomma io oltre a ringraziarvi per essere stati qui per questa puntata speciale di Dopo Cena, vi auguro veramente che le due giornate siano quanto più belle possibile, risplendenti di sole e anche di successo. Io vorrei incrociare gli spadoni, perché mi hanno munito di questa spada. Fabio, incrociamo gli spadoni a favore della Camera Centrale, auguriamo una buona rievocazione storica, un bel Palio delle Contrade. Ti aspettiamo.